bellissima conferenza stampa. Direi grazie Marco di averla organizzata e appunto lo spirito è quello che Marco Stella prima diceva, ma per me l'accoglierla e il raccogliere con entusiasmo il suo invito deriva dal fatto che l'evento che si va a consumare è un evento davvero molto importante, da un punto di vista storico oltre che artistico, da un punto di vista storico perché basta che voi prendiate la storia di Firenze dell'Alison, la più importante in assoluto, dettagliata, minuziosa storia di Firenze, peccato Davidson Moliere arrivò a 300, ma altrimenti sarebbe stata la storia di Firenze per eccellenza, per rendervi conto quanto è importante Ugo Uccione, l'anziano monaco del calice che racconta il miracolo, Uccione che raccolse direttamente la testimonianza, fu investito della trasformazione del vino che era nell'ampolla in sangue. E fu importante proprio dal punto di vista politico, perché il monaco naturalmente coinvolse subito quello che era il popolo di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è una chiesa estremamente significativa nel primo periodo della storia della città di Firenze e del suo legame con il cristianesimo, giusto, era nel romano fiorentino, ma soprattutto era il luogo dove Sant'Ambrogio, che viene nel 392 avanti Cristo, dopo Cristo, a inaugurare la chiesa di San Lorenzo, chiesa di San Lorenzo, che è la prima vera grande chiesa cristiana voluta dalla donazione della beata Giuliana, di questa donna che aveva avuto il figlio in tarda età e che conseguentemente dona i soldi per realizzarla. Il vescovo Zanobi vuole la personalità in quel momento più autorevole del mondo cristiano, Sant'Ambrogio. Ambrogio da Milano verrà qua, risiederà nei luoghi dove è nata poi la chiesa e consacrerà San Lorenzo. Quindi da lì vi è una testimonianza cristiana che dal IV secolo d.C. fortissima, la chiesa vive nel 1230 questo miracolo, ma il miracolo ha un significato poi politico, perché il vescovo, che in quel momento è Ardingo, il vescovo Ardingo Foraboschi, sostanzialmente accoglie in modo molto chiaro il miracolo, però si prende la folla, la tiene nel palazzo arcivescovo, tenendosi la folla accade una sorta di rivoluzione, il popolo di Sant'Ambrogio si ribella, saranno i francescani a fare da mediatori, e la folla un anno dopo verrà restituita, quindi il senso devozionale, di richiamo dei pellegrini, di richiamo si svilupperà nei secoli. Pensate che lì c'è tutto il conflitto tra due e di Berlino, perché Ardingo, il vescovo Ardingo protagonista, poi durante il vicende fiorentine qui di Spagna, si dimostrerà tiepido, perché in realtà Ardingo è Ardingo Foraboschi, chi sono i Foraboschi? La famiglia di Berlina che oggi ancora svetta in ogni skyline della immagine di Firenze, perché la famiglia che costruisce la torre della vacca, cioè la torre di Palazzo Vecchio, la torre di Palazzo Vecchio che è un palazzo guelfo sull'unica torre di Berlina che viene lasciata nella zona, c'era anche la famosa torre degli Uberti che invece viene da Salzuolo, perché è la più alta, la più bella, e i merli a coda di rondine dei Berlini spettano giù. Ma allora perché Ardingo, che sostanzialmente la simpatia di Berlina, non vuole riconoscere il miracolo? Non vuole riconoscere il miracolo perché i miracoli del genere erano particolarmente ospici per la eresia che stava crescendo dei catari e dei patarini, catari e patarini che negavano il valore sacrale dell'Eucaristia, il valore sacrale del pane e del vino. Negando il valore sacrale del pane e del vino, colui che invece Uccione gli porta il calice con il vino che diventa sangue, gli dà un grandissimo significato. E l'eresia dei catari e dei patarini a Firenze allora era nel centro dell'attenzione, dimostrerà anche San Piermartire, che fonda la misericordia, e una Firenze apposta per sconfiggerla nel 1244, quando riuscì a ridurre quel miracolo. Ma vi risparmio di ulteriori passaggi. Si intreccia politica, vita di Firenze, fatto sta che il miracolo di Uccione del 30 di dicembre del 1230
città, il Dominacolo, che si intreccia fortemente con la vita della città nel momento del suo massimo sviluppo, perché quello è il secolo che alla fine ci regalerà Palazzo Vecchio, Santa Croce, il Duomo, le mura. È quindi un momento in cui la religiosità, che si esprime con San Francesco da un lato, a Firenze con i servi di Maria, i servi nobili che vanno appunto in Senario, in Trinitaggio, che tornano e fanno la Santissima Annunziata lì, e probabilmente Cosimo Rosselli, che secondo la Santissima Annunziata, avrà avuto poi anche il sentore dell'atto politico che fa quando realizza questo racconto con l'affresco. Quindi è evidente che quando io ho sentito che l'affresco veniva restaurato, grazie a uno, che veniva restaurato da personalità di assoluto significato, perché la professoressa Cisari ha già fatto i giusti riconoscimenti verso Lidia Cinelli, che ho incrociato tante delle volte in Palazzo Vecchio nelle sue attività, che ha restaurato l'affresco della Misericordia, della Madonna della Misericordia, che insomma ha segnato uno dei più importanti restauri in questo ultimo periodo. Ecco, ho capito che c'era una cosa grossa che domani verrà presentata. Grazie. Beh, grazie a tutti, avete capito perché fa presidente del Consiglio regionale, non solo quanto durerà e quanto le è costato, insomma. Da un paio di mesi, sì, un paio di mesi, sì, a massimo, forse anche un po' prima, però insomma, in totale complessivo quanto tempo ci è voluto? Sì, da luglio, da luglio, sì, da primi di luglio, di cui le 5-6 mesi, sì. E l'unicum quanto ha investito in questo? Poi se ci saranno altri necessità, perché poi quando vai a lavorare sopra, certo, non si sa mai cosa si sa, si lavora sul vecchio, no? Beh, grazie a tutti.